Ciao sollevatori di polemiche col fisico da lanciatore di coriandoli. Questo è un allenamento da fare bene. L'ultimo allenamento Respose della settimana scorsa ha fatto letteralmente schifo. È andato male, ripetizioni lente, imballate e avevo 55 kg sul bilanciere. Quindi ho pensato, l'ho sentito pesante? Aggiungiamo peso, rendiamolo ancora più pesante, 56,2 kg. Mi vado a scaldare e come sempre poi attiviamo il nostro timer che abbiamo 10 minuti per fare 11 serie. Let's go! Ultima serie di riscaldamento, abbiamo 52,2 kg. È importante fare bene questa seduta perché è l'ultima, è vero, respose. Il prossimo sarà un respose con una pausa un pochino più dilatata, è soltanto 8 serie. Volendo è una sorta di 8 singoli con un po' meno recupero. Ci scaldiamo, una doppia e poi si inizia. Mamma mia, pesano! Cerco di partire un po' più lentamente e di accelerare, proprio come nello stacco. Parto lento e arrivato al ginocchio, boom, chiudo sparato. Quella è un po' l'idea. Ormai li riconoscete, abbiamo 56,2 kg sul bilanciere. Ovviamente ci andiamo a liberare la nostra palandrana, attiviamo il cronometro e poi si inizia. Tempo limite 10 minuti, 11 singole, 11 serie da 1 in 10 minuti come tempo massimo. Mi prendo qualche secondo in più di pausa per farle bene, curare la tecnica, la fase eccentrica, non voglio correre, non voglio sopravvivere tra le serie, ma farle bene accelerando queste benedette singole. Si inizia! Sento tensione sul tendine del bicipite sinistro, sempre quello. Purtroppo non è l'ideale, fa anche un po' freddo, ma... Oh, ci proviamo. Se non si rompe, mi prendo poi 4-5 giorni di pausa con soltanto un allenamento leggero di recupero in mezzo. Per la sessione pesantissima, ultra pesante, dovrei esserci. In realtà anche l'allenamento leggero non avrà percentuali proprio basse. Parliamo di 53 kg, però vabbè dai, non sarà terribile. Altri 5 secondi, poi andiamo con la seconda singola. Ok, inizio a ruotarmi in mano il bilanciere, ma non mi decido mai a passare la magnesite. Ok, beh dai, non erano pesantissime, non erano neanche tanto veloci, però non le ho sentite veramente pesanti. Ho considerato il fatto che potrebbe essere dovuto alle percentuali alte che sto utilizzando, quindi mi sto abituando ai carichi alti ma sto perdendo velocità. Potrei poi riabituarmici facendo quelle poche serie, poche ripetizioni della fase taper. Fra 12-13 giorni iniziamo. Ok, terza singola. Ero storto, non ero stabile con i piedi. Mette ansia il cronometro, però è un po' meno tirano di quanto sia stato agli allenamenti precedenti. Il carico è importante, siamo all'85% del massimale, quindi lo so che siete abituati a vedermi lanciare i pesi velocissimi, ma con lo stress accumulato, la fatica, devo dire,
due giorni di recupero, mi sono allenato 48 ore fa, ho fatto 62 kg per due singole, insomma, non è che proprio sia acqua fresca. Siamo a 15 kg dal record del mondo, ma non è che siano proprio leggerissimi. Quattro. No, parto troppo sparato e quindi non riesco ad accelerare, devo calmarmi, devo avere meno fretta. Quei primi 15 centimetri farli tranquillo, accendendomi via via, dando gas, non strappando, devo accelerare, non devo usare un impulso stile fotone nel vuoto. Chi mi segue live sa di cosa parlo. Ok, tra un po' facciamo la quinta. Stiamo a un terzo. Ok, vai. Magari non la vedete veloce, però questa volta ci ho provato. Non saliva veloce, però ho accelerato, quindi magari la percezione è di un'alzata fluida, non veloce ma fluida. Quella è corretta, poi il resto non è veloce perché non sto in forma al 100%, sto accumulando tanto tanto stress, tante percentuali importanti. L'intensità accumulata crea questo effetto, per quello poi scaricherò per due settimane, quasi due settimane. Comunque sono convinto che tornerò più forte dell'ultima volta in cui mi avete visto andare bene. Così funziona, si crea un piccolo overreaching, poi si scarica prima il volume, poi l'intensità, togliamo un po' di dischi e ne aggiungeremo con gli interessi fra tre settimane e mezza. Siamo a metà. Facciamo questa e siamo oltre la metà. Sempre eccentrica controllata, cosa che l'altra volta non ho fatto e me ne sono pentito. Va bene, quasi 5 minuti, non abbiamo tanta fretta, un respiro più tranquillo. In effetti il macrociclo scorso dicevo 30 secondi, poi effettivi, la cronometrati, erano più 40 che 30 e non arrivavo a queste percentuali di carico. Avendo un po' di chili in più è anche giusto prendersi quei 10 secondi bonus. Ne mancano 5. Dopo di questa ne mancano 4. Ok. Settima ripetizione completata. Recuperiamo. Ah, facevo un male. Mi era rimasto un po' bloccato. Ok, ci siamo quasi, aspetterei altri 15 secondi e poi facciamo l'ottava. Ok. No, non era fluida, non era veloce. Si è spento anche cronometro, andiamo a sensazione, tanto non credo che sforeremo 10 minuti, ne mancano 3. Quando il mio fisico si sente pronto, sto sul pezzo, sto concentrato, me lo dirà il mio sistema nervoso quando vuole essere bastonato di nuovo. Dai, devo farle bene, non devo lasciare calare la velocità, la potenza. L'ultima ha rallentato tanto, l'ho sentita molto lenta. Sento che sono stanco, non è pesante, ma sento che mi vorrei addormentare con quel carico in mano, non va bene. Ecco. Già un po' meglio. Ne mancano due, questa e la prossima. È l'ultimo allenamento vero e proprio respose. Il prossimo, sempre in 10 minuti, 8 singole, quindi ci prendiamo un minuto abbondante tra le ripetizioni.
non sarà così terribile. Però saranno anche 57,2 kg, quel chilo in più con pesi del genere si sente, non è scontato, non è poco, parliamo di quasi un 2%, come nella panca mettere 3-4 kg in più. Ho impugnato male il bilanciere che mi è ruotato in mano, non mi andava di posarlo, ma quando farò il test avrò bisogno della magnesite. L'ho impugnato completamente girato, quindi è come fare un car normale, avevo il peso quasi sulle dita, non nel palmo. Non riuscivo neanche bene a ruotare, non è corretto. Devo avere una traiettoria più pulita, mi ha impugnato la salda. L'ultima è quella che mi lascia l'imprinting del movimento corretto. Sto un po' zitto, recupero e la facciamo bene e veloce. Facciamo un'altra. Non sono convinto che questa sia stata valida perché ho sentito le spalle staccarsi mentre mettevo giù, quindi in fase eccentrica. Pazienza, ne facciamo 12, ma è importante veramente avere il movimento corretto in testa. Il tempo fermato, ma noi andiamo avanti. Recuperiamo bene. So che ce l'ho, la ripetizione buona, cavolo. Mi ricordo quando feci il 4x4 che le sentivo bene, che cavolo, lo stesso carico. Sono più forte, più motivato. No, più motivato no. Ok. Tutto qui. Prossimo allenamento, ragazzi. Non ve lo perdete per niente al mondo. Iscrivetevi, campanellina attivata, controllate il cellulare ogni mezz'ora perché ce lo dobbiamo guardare in diretta. Prossimo allenamento avrà i 63,2 kg come culmine e tante alzate sopra i 60. Sarà l'ultimo, il più difficile, prima del test del massimale. Quello farà la differenza, sarà allenamento decisivo e mi fa già paura, carico. Andiamo a pensarci.